Attilio Urciuolo, e-commerce e web design. Continuano i gesti di inciviltà presso l'ex discarica di Mirabelle Clano, quella che dovrebbe essere una semplice area di stoccaggio provvisorio degli ingombranti. E invece le persone, nonostante i cartelli di divieto, nonostante le telecamere, continuano a portare qui qualsiasi tipologia di rifiuto. Il centro di trasferenza di Santa Caterina è stato dissequestrato, ora ci vorranno circa 8.000 euro solo per ripulire l'area, oltre al fatto che il sindaco Francesco Antonio Capone deve rispondere personalmente e penalmente dell'utilizzo improprio da parte dei cittadini che invece di portarvi rifiuti ingombranti l'ultimo mercoledì del mese vi hanno abbandonato indiscriminatamente rifiuti di ogni genere all'ingresso. Elevate anche diverse sanzioni fino a 600 euro, ma questo evidentemente non basta quale deterrente. Intanto martedì 9 maggio la raccolta degli ingombranti avverrà dalle 9 alle 13 presso l'area PIP di Piano Pantano. Ogni mercoledì fine mese il Piniambiente arrivava e i cittadini avvisati potevano consegnare direttamente lì ad Irpiniambiente, ai cassoni di Irpiniambiente, i rifiuti ingombranti. E immediatamente durante tutta la giornata si faceva la raccolta e subito dopo questi rifiuti venivano trasferiti nelle competenze di Irpiniambiente. C'è un'invasione, un'indecenza da parte di molti cittadini che buttano i rifiuti indiscriminatamente dappertutto e quindi anche in quella zona che loro individuano come discarica e che noi teniamo pure sotto controllo con telecamere e per i quali già abbiamo fatto 6 denunce. Irpiniambiente, come in quest'ultimo periodo, ha trovato delle difficoltà per le ben note vicende dello stir di Avellino e quindi è saltata qualche data, ma puntualmente vengono sempre recuperate. Questo sindaco comporta delle spese? La spesa per questi rifiuti abbandonati si aggira sui 17.000 euro per l'anno 2016 e sono soldi che vanno ripartiti tra tutti i cittadini. Ci sono quelli che fanno queste brutture e gli altri pagano le tasse.